E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua. Andate nelle info ragazzi, trovate i link su Instagram e Twitter. Seguitemi anche su Instagram e Twitter. Siamo pochi su Instagram, ragazzi. Seguitemi su Instagram. Dai, 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 dai. Oggi video impegnativo. Vi riporto un po' di news che mi sono arrivate, che ancora non sono uscite. Magari usciranno nel frattempo che sto facendo il video. Vediamo un po', vediamo quello che succede. Qualche smentita. Parliamo anche della prepartita contro il Lecce a Via del Mare. State sintonizzati. Allora ragazzi, partiamo subito con una breaking news direttamente dall'Inghilterra. Ve l'avevo già annunciato durante la mia live. Hanno tenuto sott'occhio Mile Svilar. Attenzione perché sono andati gli scout del Wolverhampton e del West Ham ad osservare il portiere numero uno tra i pali giallorossi dal prossimo anno, a partire da questo, ma dal prossimo anno, almeno questo è quello che ha intenzione di fare la Roma. Sono andati a monitorare Mile Svilar. Cosa sta accadendo, ragazzi? Ve l'ho anticipato e ve l'ho raccontato anche negli altri video, anche durante le mie live. Tra l'altro, per chi mi segue su Twitter lo sa, la Roma ha intenzione ovviamente di rinnovarlo perché è un contratto in scadenza nel 2027. Con l'uscita di Rui Patricio si può fare tranquillamente questa operazione qua. Ovviamente la gente busserà alle porte di rigore e andrà a chiedere un cospicuo aumento. Vedremo di quanto ammonterà questo aumento, ragazzi. Probabile il doppio. Attualmente Svilar prende quasi 1.500.000 euro lordi. Io parlo sempre di lordi, ragazzi, perché quello è il diciamo i costi che fanno riferimento alle liste della Roma. Quindi dobbiamo aspettare che ci sarà questo incontro qua. Vediamo ancora valutazione e valorizzazione. Come vi ho sempre detto, Svilar da secondo è arrivato a primo portiere. Era già intenzione della Roma da quando c'era Mourinho, quindi diffidate da tutti quelli che vi dicono che Mourinho non lo voleva, bim bum. Vi lascio lo screenshot qua, è del 2023, ha parlato il padre di Svilar e leggete cosa ha detto. Ve lo lascio qua, ragazzi. A voi i commenti, io non vi dico niente quando riporto le cose. Ci sono le date che attestano e su questo non si passa. Quando c'è il virgolettato, vale quella come notizia. Quindi occhio a Svilar. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? In pratica sono arrivate delle indiscrezioni da parte del Manchester City che hanno intenzione di non rinnovare Ortega. Anzi, il City vorrebbe rinnovarlo, ma solamente che Ortega, il secondo portiere del City, reclama più minutaggio. Abbiamo visto che l'anno scorso il City, durante il triplete, Ortega, che è il secondo portiere di Ederson, ragazzi, ha fatto veramente molto bene. Il portiere ha una scadenza, Ortega, portiere del City, secondo portiere del City, ha una scadenza 2024-2025, quindi è prossimo alla scadenza. E mi fanno sapere che il City ha individuato in Svilar il probabile sostituto di Ortega, che vorrebbe trovare una squadra per avere più minutaggio ed essere il primo portiere. Alla Roma ancora non è arrivato assolutamente niente. Se leggerete questi tipi di notizie qua, sappiate che è un'indiscrezione, che arriva un rumor che arriva dall'Inghilterra, quindi vi sto mettendo in guardia, ragazzi. Quindi aspettiamo e vediamo un po'. Nel frattempo la Roma vuole blindare la porta, però dipende sempre dalle offerte che arrivano, perché non lo sappiamo, ragazzi. Magari la Roma vacillerà con un'offerta monster che arriva su questo portiere, e vi ricordo che il portiere non sta passando inosservato, anche perché nella vetrina europea si è messo totalmente in mostra. L'abbiamo visto contro il Feyenoord, sicuramente farà altre belle prestazioni anche durante il campionato, quindi aspettiamo un po'. Un campionato che ci vedrà al ritorno a Via del Mare contro il Lecce. Si dice che Dybala partirà dalla panchina, in quanto De Rossi vorrà gestirlo anche durante questo mese di aprile, che ci attende veramente tra fuoco e fiamme. E nonostante ciò, ragazzi, potremmo andare a Via del Mare già con qualche altro giocatore che in questi giorni non abbiamo più sentito nominare. Uno è Smalling e l'altro è Sanchez. Giocheranno, e un altro è Abraham. Giocheranno questi, ragazzi? Non lo so, dobbiamo aspettare
però a quanto pare Dybala partirà dalla panchina. Fonte Sky Sport, vi porto anche la fonte, quindi dobbiamo aspettare anche questo. Dybala verrà gestito, servirà il miglior Dybala in questo mese e mezzo, in questo rush finale, ragazzi, e De Rossi farà di tutto per gestirlo. Altra situazione spinosa che dobbiamo andare a vedere è l'articolo che è uscito oggi sulla Rosea, ovvero su Pellegrini che si sta rivalorizzando sempre con De Rossi. È vero, ragazzi, si sta valorizzando Pellegrini, ma addirittura riportano che la Roma sta pensando a metterlo sul mercato. A me non risulta questa cosa qua, devo dirvi la verità. Io vi ho riportato la notizia tempo fa che la Roma sta pensando a una valutazione di Pellegrini a seconda di quello che arriverà, quasi sicuramente una cifra probante può arrivare dall'estero, non credo in Italia, ragazzi. Addirittura riportano una cifra sui 50 milioni, un valore del cartellino che è letteralmente aumentato. Ci sta anche perché in quest'ultimo periodo Pellegrini sta facendo veramente veramente molto bene, ragazzi, ma ciò non va a togliere che bisogna vedere anche le condizioni di Capitan Pellegrini. Attualmente la Roma prende 6 milioni lordi più 1 milione di bonus raggiungimento di traguardi sportivi individuali e con la squadra. Non so come vengono suddivisi questi bonus, però sappiate solamente che la Roma aveva intenzione, sotto ferma richiesta di Pinto e Mourinho, quando c'erano Pinto e Mourinho, di valutare offerte per Pellegrini. Poi non si è fatto più niente perché abbiamo visto quello come è andato a finire, ma non è detto che magari in futuro arriveranno queste offerte qua, la Roma le valuterà. Al momento non ci sono e non c'è nessuna ferma intenzione di mettere Pellegrini sul mercato, anche perché il giocatore si trova bene a Roma e preferisce non andarsene anche durante una... Anzi, durante sue recenti interviste ha consigliato, sempre tra virgolette lo metto, ragazzi, di continuare con De Rossi, e lui darà il 150 se non il 200% con De Rossi in panchina. Pellegrini consiglia, ragazzi, avete visto, il capitano può fare questo, però comunque sia in sede di mercato bisogna valutare differenti cose. Ad ora non mi risulta che è in uscita, quindi la Rosa è arrivata un po' troppo tardi rispetto alle notizie che vi ho riportato qui nel canale, addirittura da ottobre, ragazzi, da ottobre, quando Pellegrini non stava facendo bene. Aspettiamo e vediamo. A voi le considerazioni, lasciatemele sotto nei commenti se volete, però sempre di mercato qui dobbiamo parlare. Ci sono 3 giocatori che sono stati accostati alla Roma ultimamente, ovvero recentemente, 2 sì e 1 no. Ekitike, partiamo con Ekitike, ragazzi, attaccante del PSG in prestito all'Eintracht di Francoforte. Non è una notizia nuova perché mi segue da tempo, già quest'estate ad agosto, che la Roma stava monitorando Ekitike. Ed è vero, ragazzi, è un attaccante giovane, non sta trovando moltissimi gol, anzi ha trovato 0 gol, un assist solo in Germania. Purtroppo non è sbocciato in Germania così come si aspettava Paris Saint-Germain che l'ha voluto mandare in Germania per valorizzarlo, ma così non sta succedendo. Vi ricordo che è in prestito all'Eintracht di Francoforte, ritornerà a Paris Saint-Germain e poi vediamo quello che succede, ragazzi. Ma addirittura mandare via Lukaku per prendere Ekitike mi sembra un pochettino ridicolo. Uno ha esperienza, l'altro no, uno è già fatto, l'altro deve essere valorizzato. Magari se si accaserà in una situazione dove, in un contesto dove gli piacerà, magari esploderà definitivamente, ragazzi, ma è veramente un rischio. Comunque non è un nome nuovo perché già quest'estate, a parte la Roma, lo stava visionando anche il Milan e qualche altra squadra dell'estero che mi facevano sapere. Mourinho ha detto di no quest'estate, voleva un giocatore più esperto, le cose potrebbero cambiare nella prossima finestra di mercato. Adesso non possiamo sapere, le notizie sono vecchie, sia quella dei Pellegrini e quella per Ekitike. Poi è stato accostato anche Martial alla Roma perché è un potenziale parametro zero. Qualcuno l'ha accostato alla Roma, ragazzi, ho chiesto informazioni, ma è stato in pratica riportato che esce dal Manchester United così come tanti altri giocatori, ma hanno veramente degli stipendi
esorbitanti che ovviamente la Roma non può assolutamente avvicinarsi. Quello che mi è stato riportato a me è che in pratica le richieste della gente per quanto riguarda Marshall equivalgono a 15 milioni, ovvero lordi, ovvero quello che prende già nel Manchester United. E non è detto che se la abbassa. Avete visto che è uscito dal Manchester United, continuava a chiedere la stessa cifra che prendeva al Manchester United. Vi parlo sempre di ingaggio, ovvero 19 milioni. È rimasta spasso per un anno, ragazzi, portiere numero uno, ex portiere numero uno del Manchester United. Quindi, quando uscirà Marshall, troverà una squadra? Non lo sappiamo, ma quello che mi hanno detto è che in pratica sta scandagliando un pochettino per fare ritorno in Ligue 1 in Francia, anche perché vuole rilanciarsi e ritornare in nazionale. Ve l'avevo riportato pure nel video di ieri, ragazzi, però siccome voi molti di voi me lo stanno chiedendo, ve lo sto dicendo anche adesso, perché bisogna monitorare il mercato dei parametri zero, ma quelli che escono dalla Premier League hanno un ingaggio veramente molto alto e senza decreto crescita assolutamente non può funzionare questa cosa qua. Vedremo come imposteremo il mercato con il DS che verrà, che ancora non è stato fatto. Un altro nome che invece anche questo non è stato fatto da nessuno, mi è stato riportato oggi sempre dalla fuente. Non mi stupirei se magari dovesse essere in orbita a Roma. Vedremo un po', ragazzi. Si tratta di Sergi Cardona, giocatore dell'Las Palmas in Spagna. Mi fanno sapere che non rinnoverà il contratto. Il giocatore è un terzino sinistro in scadenza di contratto, quindi è un potenziale free agent, prende veramente poco, ragazzi, mi fanno sapere sotto il milione ed è buono per fare la riserva, quindi sarà un innesto a zero per chi lo prenderà. E sotto il milione, ragazzi, per me ci sta tutto, però non abbiamo il DS, quindi non possiamo approfittarne. Mi fanno sapere che il giocatore è stato contattato, l'agente è stato contattato dal Real Betis, non c'è niente da fare per il momento. Il giocatore valuta anche opzioni estere e la Serie A gli potrebbe piacere. Occhio a questo nome, ragazzi, ve lo ripeto, Sergi Cardona. Non mi stupirei se magari tutto mercato web o qualche testata nei prossimi giorni lo riporterà accostato a qualche squadra, come è successo l'altro ieri, che ho fatto il video di Kefren Turam, che ha cambiato l'agenzia. Il giorno dopo il Milan già l'ha comprato. Assolutamente no, ragazzi, anche Kefren Turam, nessuno ha avanzato una trattativa concreta. Dobbiamo aspettare, ragazzi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste notizie qua. Vi piace Sergi Cardona? Lo conoscete? Marshall, Ekitike, Pellegrini? Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. In alto i pollici e attivare sempre la campanella per tutte le notifiche. E mi raccomando, citare sempre la fuente. Ciao a tutti, ragazzi, e forza Roma! Dai, ciao!